Allora, oggi non arrivano gli elicotteri. Allora, oggi iniziamo a occuparci, quindi mentre in parallelo nella parte di laboratorio stiamo vedendo il lato pratico dell'integrazione del lato server, iniziamo a occuparci di ciò che c'è da fare, che si può fare invece sul lato client dal punto di vista sempre. Punto d'arrivo nostro sarà sempre quello dell'integrazione, no? Di funzionalità all'interno delle pagine client. Per capirci, se pensate all'esercizio che avevamo ieri in laboratorio in cui il server si doveva occupare di chiamare web service remoto, farsi dare una temperatura, prendere questa temperatura e poi infilarla nella pagina, nell'HTML che veniva servito al browser, una modalità alternativa sarebbe stata quella di incaricare il browser, una volta che aveva il nome della città, perché a questo punto il nome della città lo visualizza nel browser, chiedere al browser di andare lui a contattare non proprio un web service, ma un servizio remoto che fosse in grado di fornirgli quella stessa informazione. Questo ovviamente richiede che il browser abbia capacità di essere programmato, perché il browser finora l'abbiamo usato come una macchina che è capace a visualizzare le pagine HTML. E le uniche modalità di interazione che ci ha offerto, al di là degli effetti hover che si fanno con i CSS, le uniche modalità di interazione che ci ha offerto sono quelle di immettere dei dati nei campi dei form e cliccare sui link, che sono tutto sommato abbastanza funzionalità di base. Ma qui non vi sto a fare la storia lunga perché in realtà voi già lo sapete, stiamo parlando, perché queste cose le avete già viste l'anno scorso, seppur in modo diverso, stiamo parlando del fatto che i browser del giorno d'oggi non sono in grado di essere programmati usando il linguaggio JavaScript. Qui io sono andato a rivedermi il programma che avevate svolto nel corso, o la maggior parte aveva svolto nel corso di VOI. Voi avete usato JavaScript un pochino sul lato client, essenzialmente per fare validazione dei dati del form, dei moduli e principalmente come linguaggio di programmazione lato server. E se noi ovviamente lato server abbiamo tutto chiedo scusa, abbiamo tutto l'ambiente JSP, quindi classi Java, su cui lavoriamo nel server. Sul lato browser invece la scelta non c'è del linguaggio di programmazione, nel senso che i browser implementano tutti solamente, no, un interprete JavaScript. Io vado a riprendere la figura che, se non sbaglio, vi ho mostrato la prima lezione a questo proposito, che dovrebbe essere qua, anzi non dovrebbe, è qua, perché se nessuno l'ha spostata. Noi fino ad oggi siamo qui. No. Abbiamo costruito insieme ciò che serve per lavorare su questo schema, dove ovviamente tutto il lavoro è stato fatto all'interno dell'applicazione web, sappiamo collegarci al database, in realtà sappiamo fare di più perché questa applicazione web sappiamo già come fare a farla andare fuori, no? E chiamare dei web service esterni. Il passo in avanti che facciamo con questo nuovo argomento è quello di passare alla nuova generazione dei browser che, se facciamo la differenza con la slide precedente, la principale differenza è che un browser integra non solamente, no, un motore di layout che è in grado di comprendere l'HTML e visualizzare, e CSS ovviamente, e visualizzarlo sullo schermo, ma interpreta anche proprio un interprete, integra anche un interprete del linguaggio di programmazione JavaScript. Quindi noi, che ci piaccia o no, tutte le volte che apriamo un browser di fatto stiamo aprendo anche una macchina virtuale per il linguaggio JavaScript. E tutte le volte che carichiamo una pagina HTML, se questa pagina HTML contiene al suo interno degli script in linguaggio JavaScript, il nostro browser, a meno che non l'abbiamo disabilitato, andrà a eseguire quelle istruzioni. Quindi un pochino la cosa, se ci pensiamo, ci può anche spaventare, nel senso che noi navighiamo su un sito qualsiasi
è del codice, non del contenuto delle pagine HTML e delle immagini, del codice eseguibile, arriva dal server, chissà chi lo gestisce quel server, chissà chi l'ha scritto quel codice, arriva sul mio browser e quel codice gira, viene eseguito dentro il mio browser, sulla mia macchina, sul mio computer. Quindi è un po' come ogni volta che vado su una pagina web prendersi un virus diverso, nel senso che mi scarico un codice scritto da altri ma lo eseguo sulla mia macchina. Adesso, perché a ogni pagina non ci becchiamo un virus diverso? Ma perché il motore JavaScript del browser è innanzitutto non esegue codice nativo, non esegue codice macchina, esegue codice interpretato, ma soprattutto ha dei meccanismi di sicurezza abbastanza stringenti. Cioè quel codice JavaScript non può fare ciò che vuole, per fortuna. Non ha accesso a tutto il contenuto di ciò che c'è sulla mia macchina. Ha accesso solamente, e qui lo si vede con questa frecciolina, ho cercato di rappresentare con questa frecciolina, solamente alla parte del browser che controlla la visualizzazione della pagina. Quindi quel codice JavaScript di sopra non potrà mai aprire un file sul vostro computer. Non potrà mai salvare niente sul vostro computer. Potrà interagire col browser e con le pagine, cioè col contenuto delle pagine caricate dentro il browser. Questo ovviamente dal punto di vista del progetto, i browser sono pensati per fare così, avere, come si dice, una sandbox in gergo, cioè un confine all'interno del quale il motore JavaScript può fare ciò che vuole ma non può uscire, no? Sandbox, avete presente, sono quelle recinti che ci sono a volte nel parco giochi, c'è la sabbia, il bambino può giocare lì dentro, fa ciò che vuole, ma non deve uscire da quel recinto, no? Ovviamente se tutto funziona correttamente, nel senso che se non ci sono bachi, no, errori di sicurezza nell'implementazione dell'interprete JavaScript o delle funzioni di sandboxing che l'interprete JavaScript implementa. Allora di lì è chiaro che possono arrivare poi veicoli di infezione o di, diciamo così, codice maligno che viene iniettato nelle nostre pagine. Ma diciamo così, a meno di questi bachi di sicurezza che si spera che i produttori di browser, no, inseguano e risolvano con la massima attenzione, ci spaventa il fatto che comunque stiamo eseguendo codice da altri sulla nostra macchina senza il nostro permesso, o meglio, il nostro permesso l'abbiamo dato nel momento in cui abbiamo visitato quella pagina, ma nulla di più. Però diciamo così, siamo abbastanza tranquilli che questo codice non può fare cose strane. Può fare invece tutto ciò che vuole sulla pagina web in cui è stato caricato. Ma tutto ciò che vuole comprende cancellarla, riscriverla da zero, cambiare il link, modificare le immagini, ricaricare immagini, quello che volete. Poi il meccanismo di sicurezza fa sì che se io nel mio browser ho aperto due o tre schede diverse su siti diversi, il JavaScript di una pagina non possa vedere, sapere che cosa sto facendo nelle pagine a fianco, nella maggior parte dei casi. Allora, noi facciamo due passaggi. Il primo passaggio è andare un po' a ripassare, no, il JavaScript rapidamente e capire come funziona l'integrazione tra il codice JavaScript e il motore della pagina. Ed è un'interazione che avviene prevalentemente ad eventi, a scambio di eventi, e permette di accedere in lettura e in scrittura al layout della pagina attraverso un modello oggetti, che mi pare che voi non abbiate ancora fatto nel corso precedenti, che si chiama DOM, in cui poter andare effettivamente a modificare in modo profondo il contenuto della pagina e quindi di fatto creare un'interfaccia utente per utente, che prescinda da ciò che fa il server. Ovviamente questo codice JavaScript deve essere eseguito dentro il browser, ma lo dovremo scrivere noi da qualche parte. Sarà un file che memorizziamo sul server, questo file verrà servito come parte della pagina, e quindi nell'HTML ci dovrà essere il riferimento che richiama, no, questo file JavaScript, così come facciamo per i fogli per i stili CSS. L'idea è esattamente la stessa. Quindi il primo passaggio sarà questo, andare a ripassare il linguaggio JavaScript e andare a vedere, diciamo, tralasciando le cose banali, tipo fai aprire una finestra di pop-up o cose di questo genere, che non si fanno mai sui siti veri,
perché l'utente ce lo direbbe all'istante, una finestra modale che lo blocca lì. Quindi vedremo come interagire con le pagine e poi il passaggio successivo sarà quello di far sì che una pagina, una volta caricata, possa a sua volta interagire dopo il caricamento con la stessa pagina o con pagine diverse. Perché finora, fino alla figura precedente, questa, quel codice JavaScript può fare tante belle cose, ma non sa, non può sapere nulla che non fosse già nell'HTML appena quando la pagina è stata generata. Perché una volta che quel codice è stato caricato, messo dentro il browser, è isolato dentro la sua bella sandbox, non può vedere, non può sentire, non può parlare con nessuno. Sì, per carità, magari lì dentro ci sono tante informazioni già presenti. Però se immaginiamo, facciamo un esempio concreto, che quel motore JavaScript mi serve per creare delle funzionalità interattive in un form, in cui io devo inserire, supponiamo, luogo e data di nascita, allora quel JavaScript mi può fare, aiutare ad esempio a scrivere la data, facendo, magari visualizzando un calendarietto, oppure controllando che la data che io inserisco sia valida, sia formattata in modo corretto, eccetera, in modo da aiutare l'utente a scrivere dati corretti e validarli prima che questi vengano inviati, prima che l'utente possa battere l'invio e quindi la palla della validazione passi al server. Ma questo è facile perché il calendario è una cosa, no? Le date sono una cosa fissa, statica. Ma quello che potrebbe fare questo motore JavaScript è anche permettermi di scegliere la città in cui sono nato, facendomi scegliere magari prima la provincia in una tendina e poi la seconda tendina i comuni di quella provincia. Questo è possibilissimo, una generazione, una popolazione popolare in modo dinamico nelle tendine, è una cosa che si impara in 10 minuti, anche meno, ma come fa il motore JavaScript a conoscere quali sono tutti i comuni della provincia di Viterbo? Deve averli da qualche parte, no? Tipicamente queste cose si nascondono dentro l'HTML, no? Dentro dei campi nascosti, però deve essere già tutto lì, poi lui può rendere visibile o non visibile cose che già ci sono, o lavorare, controllare, validare cose che già ci sono nella pagina. Questo non è... Sì, è già un passo avanti, sicuramente, rispetto al fatto che l'utente lo debba scrivere, no? Scrive il nome di una città, poi se ha sbagliato una virgola, ha sbagliato una lettera, me ne accorgo solamente quando faccio l'invio del form, che aveva 27 campi, e uno è leggermente sbagliato perché il nome di quella città non è valido. Oppure l'alternativa è avere una tendina con 2000 righe, che sono tutti i comuni d'Italia e non filtrati in nessun modo. Quindi sicuramente dal punto di vista dell'interazione utente JavaScript ci dà, no, dei vantaggi, ma non può fare nulla che già non sia nella pagina. Questa è un po' l'idea di base. E voi pensate quante volte andate su un sito e compilate un campo di testo e parte l'autocompletamento. La più semplice è la ricerca di Google, che cominciate a scrivere le prime lettere e compare una tendina con i possibili completamenti di quelle parole. Ecco, questo però vuol dire che, come fa, quando caricate quella pagina, non può sapere, non è pensabile, no, fornire a quella pagina l'informazione su tutte le parole, tutti i completamenti possibili, che ne sa cosa sto per scrivere. Finché sono le città, i comuni d'Italia, va bene, facciamo un elenco, sarà lungo, aggiunge tempo al caricamento della pagina, ma è fattibile. Ma in casi più generali come faccio? L'unica possibilità è quella di fornire, come suggeriva questa seconda figura, al motore JavaScript la possibilità di contattare, per ora vediamo lo stesso server, poi ci sono dei meccanismi anche per contattare server diversi che sono più contorti, ma per ora pensiamo allo stesso server, contattare lo stesso server web dopo, quando l'utente ha già cominciato a scrivere, quando la richiesta dal punto di vista HTTP è conclusa, morta e sepolta. E quindi la pagina web è finita. L'utente preme un tastino, il codice Ajax viene il codice JavaScript viene attivato, e questo è facile, ma quando questo codice viene eseguito decide che ha bisogno di sapere una cosa che solo il server conosce. E allora, in un secondo momento, in modo asincrono, questo codice JavaScript contatta il server, dice: senti, ma le città della provincia di Viterbo quali sono? Perché l'utente ha selezionato quella tendina lì, VT,
Io devo popolare la seconda tendina con le città, ma non le so. Me le dici? Per il server è una query da un millisecondo dargli quella risposta. Ma gli do quell'informazione solamente nel momento in cui serve. Non vado a precaricargli tutta l'informazione che potenzialmente potrebbe servirgli. Nel momento in cui comincio a scrivere una query, il codice JavaScript va a chiedere al server e dice: senti, ma secondo te, caro server, quali sarebbero i possibili completamenti della query che iniziano con le lettere A, B? E il server va a vedere sui suoi indici, va a vedere in base alle sue frequenze, ai suoi modelli statistici, e dice: ma con AB potresti avere Abaco. Ma il codice JavaScript non conosce il dizionario, non conosce i modelli statistici che sono sul server, sono troppo grossi, non può caricarli in ogni pagina. Lo contate in un secondo momento. E quindi è una comunicazione successiva, asincrona, tra il codice JavaScript e il server web, in cui a questo punto non si scambiano più, non è più una sono sempre richieste HTTP, ma sono richieste HTTP il cui scopo non è più quello di portarmi una pagina HTML completa, ma quello di ottenere dei dati, delle informazioni, o delle azioni, perché la cosa più facile è farsi dare le informazioni, ma è ugualmente possibile chiedere al server: senti, adesso aggiungi questo dato, no? Metti il mi piace su questo messaggio che c'è nel database. Quindi è uno scambio di dati di tipo asincrono. E quindi ha preso questa sigla AJAX, o AJAX, pronunciatela come volete, tanto è una sigla, dove la prima A sta per asincrono e la J sta per JavaScript. La seconda A sta per end, quindi, e X sta per XML. Nel senso che poi questi dati molto spesso erano codificati in formato XML. Poi vedremo che ultimamente l'XML si è un po' abbandonato, perché impacchettare e spacchettare l'XML è una cosa antipatica, è fattibile in JavaScript, però è pesante, no? Rallenta. E allora si sono trovati dei metodi di codifica dei dati che non fosse XML, questo famoso JSON, che è una codifica dei dati direttamente usando la sintassi JavaScript. Ma poi ci arriviamo quando vediamo queste cose. Dimmi. Interessante. Dal punto di vista MVC ho almeno due controller diversi. Perché ho un primo controller lato utente dentro il codice JavaScript, che va a intercettare le azioni dell'utente dentro il browser, decide che cosa fare, eventualmente, è un po' come fa chiamare web service, no? Va a fare una richiesta remota, quando ha i dati decide come aggiornare la visualizzazione. È molto vicino, voi non avete mai fatto programmazione di interfacce grafiche, vero? A come si programma un'interfaccia grafica in cui di fatto c'è il controller dietro ogni elemento grafico che decide quando l'utente clicca lì sopra che metodo chiamare, che cosa fare. È tutto sommato più facile rispetto al controller MVC lato server, perché i controller lato server hanno un grosso difetto, che quando rigenerano la pagina devono rigenerarla intera. Cambiarla tutta, la butto via e l'HTML te ne do uno nuovo. E per noi, come ci siamo accorti quando dovevamo far convivere il menu e il login, è che cambi una cosa da una parte, in realtà l'altro login, lui poverino come fa a saperlo, va rigenerato comunque anche se non dovremmo cambiarlo. Quindi abbiamo dovuto darci da fare con i bin di sessione per mantenere memoria in un pezzettino di pagina che non doveva cambiare, ma io comunque devo rigenerarlo da zero. Qui è più facile da questo punto di vista, nel senso che nel JavaScript posso interagire con la pagina e dire: senti, la pagina è sempre la stessa, posso cambiare solamente un pezzettino. Quindi c'è un primo ciclo che possiamo sempre chiamare model view controller, anche se poi spesso è più piccolo come ciclo, no? Come codice, che avviene sul browser. Dopodiché, quando il browser decide di fare una chiamata al server, chiamerà una pagina JSP, poi magari la faremo come servlet, e la quale riceve una richiesta. L'unica differenza è che il risultato di questa richiesta non lo deve incapsulare in un HTML, ma lo deve incapsulare in un formato diverso, di dati diverso. E allora anche lì nessuno ci vieta di usare esattamente lo stesso metodo.
avrò un prima servlet che fa da controller, fa la query e poi ci avrò, farà un forward a una seconda servlet o JSP che produce i dati. Poi a volte la richiesta sarà così semplice da non renderlo necessario, a volte invece dovrà essere realizzato proprio con MVC. Quindi abbiamo due intelligenze che si parlano, intelligenze, due programmi, due software che si parlano. E questo, poi il passaggio successivo, quello finale, sarà di capire come far sì che questa, allora questa freccia torna al server di partenza e quindi mi permette alla mia applicazione web di fornire informazioni meglio al mio utente. La cosa interessante è quando questa freccia Ajax può sparare da un'altra parte. Allora dico che nella mia pagina HTML io vado a inserire, che ne so, una mappa di Google, per fare l'esempio più semplice, o un video di YouTube. Prendo del codice, e la mappa di Google è piena di codice JavaScript, lì dentro, zoom, incrementa, e poi ogni volta che modifichi qualcosa lei va a contattare Google per avere le mappe, eccetera. Nella mia pagina, nella pagina HTML che esce dal mio server, integro del codice JavaScript, il quale, quando andrà avanti, farà le chiamate a un server diverso dal mio. Allora, a quel punto, effettivamente, riesco a fare l'integrazione, che a questo punto incapsula nella mia pagina non più solamente del codice mio, JavaScript mio, ma del codice JavaScript di terze parti, che può a sua volta fare chiamate remote, chiamate asincrone a queste terze parti. Allora lì abbiamo spostato il punto di integrazione dentro il browser. Perché è il browser che si va a prendere, ovviamente su istruzioni di ciò che c'è scritto nell'HTML, ma è il browser che si va a prendere le varie componenti, le varie parti di pagina, le chiede ai server diversi e le fa convivere tutte in un'unica pagina HTML. Questo richiede di superare un paio di scoglietti di sicurezza, perché per default il codice JavaScript può solo richiamare chiamate remote sullo stesso server da cui è stato originato, da cui è stato servito il file. E quindi ci sono un paio di trucchi che poi dovremo imparare per fare queste cose. Ma a parte questi trucchi che dal punto di vista tecnico sono complicati, ma dal punto di vista pratico significa inserire del codice precotto, preconfezionato, dopodiché vediamo che è abbastanza semplice riutilizzare componenti di terze parti e farli interagire con i dati del resto della pagina. Cioè io su sta mappa di Google non è che la metto lì e basta. Posso fare in modo che in funzione, che ne so, della posizione dell'azienda, non avevamo il nostro Energy Community, in funzione della previsione del tempo, ci metto o non ci metto degli elementi grafici sulla mappa, li allineo, si parlano le parti di pagina. Quindi questo è il nostro punto d'arrivo, in certo senso. Ok, però per arrivare lì dobbiamo partire dall'inizio. Vi dicevo, partiamo con una rapida carrellata, riassunto del linguaggio JavaScript. Non voglio tediarvi per la seconda o terza volta con tutte le istruzioni, il linguaggio, eccetera. Quindi qui sono riassunte. Pardon. Riassunta l'architettura, ma che è molto simile a quella che abbiamo già. Voglio solo concentrarmi, perché questo di fatto è uno zoom rispetto alla figura precedente, sulla parte di sinistra di questa figura. Cioè sulla destra abbiamo il server, sulla sinistra abbiamo il browser, ok? A questo punto noi sappiamo che al browser arriva un file HTML che al suo interno contiene, vabbè, oltre che il testo HTML, oltre che i riferimenti alle immagini da caricare, oltre che i riferimenti ai fogli di stile da caricare, ma tutto questo chiamiamolo HTML per quanto ci interessa in questo momento, contiene anche un riferimento del codice JavaScript. Allora vediamo che fine fa questo file una volta che entra nel browser. Il browser come prima cosa lo divide e prende l'HTML in quanto HTML e lo scorpora rispetto agli script scritti in JavaScript, che sono o contenuti dentro la pagina, attraverso il tag script, barra script, posso scrivere il codice inline, oppure
molto più frequentemente e molto più pulito, richiamati esternamente. Quindi script source uguale il nome di un file esterno in cui c'è solo codice JavaScript. Questi due sono trattati in modo diverso, separato e indipendente. L'obiettivo del browser, in quanto browser, qual è? Prendere HTML e mostrare la pagina su una finestra dell'utente. Lui dovrà fare due passi, minimo. Un primo passo è interpretare l'HTML, quindi leggere i tag, farsi un modello interno di quel file di testo, e sulla base di questi tag, come sono messi, come si chiamano, quali sono i fogli di stile, tra l'altro, fare il cosiddetto rendering, cioè la visualizzazione, trasformazione dell'HTML in elementi grafici che vengono poi piazzati sulla finestra. Elementi grafici che sono i testi, i titoli, le immagini, i bottoni, eccetera, le caselle di testo e tutto quanto. Questo è il lavoro che fa il browser, l'ha sempre fatto. Questi due blocchi, interpreta HTML e motore di rendering, in realtà potrebbero essere anche un tutt'uno, potrebbero anche essere fusi. Fino ad oggi non ci interessava. Sicuramente tutti i browser ciò che facevano era una prima parte di analisi del testo, diciamo così, una sorta di leggere e compilare quell'HTML in un modello dati interno. Poi sulla base di questo modello dati interno creare la finestra, creare la visualizzazione. Adesso però vogliamo chiedere al browser di prendere il sorgente Java, la parte JavaScript del file che gli abbiamo mandato, e darla in pasto a un interprete JavaScript, che è separato, indipendente, non c'entra niente con l'interprete HTML. Vede le istruzioni JavaScript e le esegue, fine, è un interprete. Questo interprete può ad esempio interagire con la finestra, tipo aprire una nuova finestra, chiuderla, sapere qual è, cambiare l'indirizzo della pagina visualizzata, ma questo è facile, nel senso che l'interprete JavaScript è dentro il browser e quindi ovviamente può interagire con la finestra del browser per le cose che il browser gli lascia fare, ovviamente. La parte più complicata viene quando il codice JavaScript nostro vuole interagire col contenuto della pagina caricata. Allora, come può fare? Beh, in realtà ci sono due modi in cui lo si potrebbe fare e non si fa perché hanno degli svantaggi enormi. Un modo potrebbe essere, beh, l'interprete JavaScript può agire direttamente sugli elementi grafici della pagina. Però purtroppo una volta che una pagina HTML è stata convertita in grafica, ha perso tutta la sua struttura. È diventata solamente elementi, icone e immagini. Quindi di fatto è difficile capire cosa sta succedendo. No? E anche perché poi, tra l'altro, sarebbe il tipo di oggetti grafici che si creano dipende molto dal sistema operativo, dal sistema finestre, dalle librerie grafiche, eccetera, eccetera. Quindi non si può pensare che il codice JavaScript vada a manipolare gli oggetti Windows che compongono la parte grafica della pagina. Il codice JavaScript potrebbe andare invece a modificare l'HTML. Se l'utente ha scritto, che ne so, nell'HTML c'è scritto l'ora attuale, 9:13, e il codice JavaScript nell'HTML c'era scritto 9:13 da qualche parte perché l'ha generato il server non ha problemi a generarlo dinamicamente, ma il codice JavaScript potrebbe andare a prendere quell'HTML lì, trovare dove c'è 9:13 e tra un minuto scrivere 9:14. L'HTML tutto sommato dal punto di vista del browser è una lunga stringa di testo. Il codice JavaScript potrebbe benissimo avere accesso a questa lunga stringa di testo, trovare dove c'è il punto 9:13 e andare a rimpiazzarlo, a sostituirlo. E dire al motore, all'interprete HTML, senti, sai cosa c'è? Ho modificato l'HTML. Rileggilo da capo, perché non puoi sapere cosa ho modificato. E poi immaginate una stringa di testo di 6.000 caratteri, in cui dovete andare a trovare il punto giusto, se poi per sfortuna c'è scritto 9:13 da un'altra parte del documento, da un'altra parte del file, che non c'entra niente con l'altro 9:13, rischiate poi di andare a modificare la cosa sbagliata. Lavorare con HTML in quanto stringa di testo è la peggior punizione che potete dare a un programmatore. È possibile, ma è assolutamente sconsigliabile. Perché è una lunga stringa di testo in cui la struttura non la so.
Io vorrei che modificare il 9 e 13 che c'è dentro un certo campo span, ad esempio un certo campo A, che il quale è dentro un certo div con una certa classe, allora quello è il 9 e 13 che voglio modificare. Ma però se quello che ho io in mano è una stringa, dovrò andare a cercarmi dentro questa stringa, di fatto dovrei andare ad analizzare l'HTML di questa stringa, i tag HTML. Allora, non ha senso che un linguaggio interpretato scaricato dal browser vada a rianalizzare l'HTML, quando dentro c'è già un'analisi, un analizzatore di HTML fatto, è finito. Allora, l'idea rivoluzionaria è stata, all'epoca, no, parliamo di prima introduzione di JavaScript, è stata di fare in modo che l'interprete, il codice interpretato JavaScript potesse accedere al modello dati interno della parte di sinistra del browser, della parte di elaborazione di HTML del browser. E quindi il browser, Internet Explorer, Firefox, Chrome, quello che sia, quando leggi l'HTML si crea un modello oggetti interno, il JavaScript può accedere a quel modello oggetti. Quindi se io voglio trovare il blocco di testo in cui è scritto 9.13 e so che è dentro un div che ha una certa classe, io non devo più andarmi a scandire la stringa, ma chiedo a quegli oggetti, farò una ricerca, un'iterazione all'interno di quegli oggetti cercando un oggetto che ha come tipo div e come classe data, o ora. È molto più comodo lavorare con gli oggetti, no? E se modifico le proprietà di quegli oggetti, il motore di rendering se ne può accorgere immediatamente e modificare lui il contenuto della pagina. Non riscriverla da capo, o rileggerla da capo, o reinterpretarla da capo, riscrivere e modificare solamente quella proprietà che è cambiata. Quindi la parte di interpreta HTML, legge l'HTML e ne crea un modello oggetti. Questo modello oggetti è accessibile in lettura e scrittura da parte del codice JavaScript. Lettura, scrittura e ricerca. Quindi il codice JavaScript può avere accesso, anzi direi facile accesso, al contenuto della pagina, non sotto forma di testo, ma sotto forma di oggetti, oggetti JavaScript, ovviamente, e può modificare, accedere agli oggetti, alle loro proprietà, quindi al testo che c'è scritto dentro, al colore che hanno, alla dimensione del carattere, al fatto che sono visibili o no, ai CSS impostati su quegli elementi, a tutto, attraverso proprietà di oggetti, e ogni volta che modifica il codice JavaScript, dovesse modificare qualche proprietà di alcuni di questi oggetti, o crearne dei nuovi, o cancellarne degli esistenti, può fare ciò che vuole. È un modello oggetti, tanti oggetti li crei, li aggiungi, li infili. Ogni modifica che viene fatta su questo modello oggetti viene immediatamente riflessa sulla pagina utente, sulla pagina visualizzata dall'utente, grazie a questo motore di rendering, che non fa il rendering una volta sola a partire dal DOM che era stato letto dall'HTML, ma lo fa in continuo, in modo incrementale. Non appena uno di questi oggetti viene modificato, c'era una notifica, ma questo è un problema del browser, non è più un problema nostro, ho modificato una proprietà e questo oggetto dirà al motore di rendering, senti, io sono stato modificato e quindi pensaci tu ad aggiornare la pagina. Quindi riusciamo a ragionare, a lavorare a un modello molto più astratto. Il problema qual è? È che quel codice JavaScript io lo scrivo oggi, ma non so, voi 20 o quanti siete, domani quando vi collegherete, che browser utilizzerete. Per cui questo modello dati, modello oggetti interno al browser, tendenzialmente ogni costruttore di browser se lo farebbe in modo diverso, a modo suo, a seconda di come gli serve. Del linguaggio di programmazione che hanno usato, delle librerie che hanno usato, eccetera. E questo non è chiaramente concepibile, nel senso che io devo scrivere un codice JavaScript che funzioni in modo uguale o il più possibile uguale su tutti i browser. Per cui lo sforzo che c'è stato è stato quello di standardizzare questo modello oggetti. In realtà è più complicato di così, nel senso che di questo modello oggetti ce ne sono due. C'è il modello oggetti interno al browser in cui ciascun costruttore di browser fa ciò che vuole.
E poi c'è una facciata, una serie di oggetti che in realtà non hanno comportamento, ma fanno riferimento agli oggetti veri, quelli interni al browser, e questa facciata ha un'interfaccia standardizzata. Quindi io vedo sempre, a livello di JavaScript, vedo dei metodi, degli oggetti che sono sempre gli stessi. Poi dentro internamente questi oggetti vuoti di facciata delegheranno degli oggetti reali che invece sono diversi e non ho la minima idea di come saranno. Ma questa facciata è stata standardizzata dal W3C e quindi tutti gli implementatori di browser tendono a uniformarsi in modo più o meno, come sempre, più o meno fedele e si chiama DOM. DOM sta per Document Object Model, cioè il modello oggetti, dico io standard, aggiungo, per la rappresentazione del documento. Quindi rappresenta, sotto forma di modello oggetti, il documento HTML. Quindi il grosso del lavoro che fa il codice JavaScript è di andare a interagire con questo DOM. E le cose che devo saper fare è leggere del testo, del contenuto o delle proprietà, degli attributi che sono presenti nella pagina. Ad esempio in una casella di testo. La casella di testo è un elemento della pagina, ciò che ci scrive l'utente dentro. Ciò che c'è scritto in questo istante nella casella di testo è una proprietà di quella casella di testo, che ovviamente viene rappresentata da una proprietà dell'oggetto corrispondente nel DOM. Quindi io dal codice JavaScript devo riuscire a trovare qual è quella casella di testo e trovare qual è il suo valore, perché mi serve. Devo riuscire a modificarlo, se voglio, fare autocompletamento, e devo riuscire a intercettare le azioni dell'utente. Cioè, quando l'utente clicca su quel bottone, quando l'utente clicca sul link, quando l'utente scrive un tasto, io lo voglio sapere, perché lì devo intervenire. Quando schiaccia un tasto, io devo intervenire per andare a leggere che cosa ha cambiato in quella casella di testo ed eventualmente fare le validazioni del caso, gli autocompletamenti o che tipo di interfaccia voglio fare. Ok? Quindi andare a intercettare gli eventi che l'utente genera interagendo con la pagina web. E questi eventi verranno, diciamo così, rimappati su eventi JavaScript scatenati da questi oggetti dell'interfaccia DOM. Questo è un po' il modello di programmazione. Totalmente asincrono, totalmente ad eventi. Allora, per arrivare a questo modello, dicevo, facciamo un rapidissimo ripasso a livello di sintassi, no, del linguaggio. Il codice JavaScript, dal punto di vista pratico, nelle pagine HTML lo posso inserire o con un elemento script, barra script e in mezzo ci scrivo il codice. Lasciate perdere questi commenti che fanno parte di requisiti di compatibilità che ormai non ci sono più da anni. Oppure, oppure, eccolo qua, e è il caso consigliato nel 99% dei casi, un tag script che include un file esterno. Quindi anziché mescolare il JavaScript direttamente nella pagina HTML, è molto più pulito, così come si poteva già fare con i fogli di stile, lo posso mettere inline, lo posso mettere esterno. La stessa cosa per gli script. Li posso mettere inline, li posso mettere esterni. Ci sono enormi vantaggi ad averli esterni, quindi non ci porremo neanche quasi il problema di metterli interni. Alla fine l'effetto è lo stesso, nel senso che questo codice JavaScript viene letto, interpretato e iniettato come se fosse stato scritto qui dentro nell'elemento script, nel momento in cui la pagina viene caricata. Dove lo metto questo codice? Beh, lo metto praticamente sempre nella sezione head del documento. All'inizio, quando carico i fogli di stile, carico anche gli script. Il problema qual è? Perché se io mettessi nel body un codice JavaScript, beh, nel momento in cui quel codice viene eseguito, visto che la pagina viene caricata in ordine, nel momento in cui viene eseguito quello script, potrebbe avere accesso al contenuto, la parte di contenuto della pagina che è già stata caricata, chiaramente non ai byte che devono ancora arrivare.
Quindi verrebbe quasi da dire, ma allora perché non lo metti come ultima riga? Dopo il barra HTML addirittura. Metti lo script perché a questo punto quando lo script viene caricato tutta la pagina c'è già. E quindi quello script può agire sul contenuto della pagina. In realtà si preferisce lavorare in modo diverso. Metto gli script nella sezione add. E nella sezione add uno script JavaScript non può fare quasi nulla, perché non c'è ancora la pagina, ci sarà il title e poco più. Cosa può fare un codice JavaScript caricato sulla prima riga del documento, quando il documento non c'è ancora? Non può fare nulla di operativo, ma può definire tante belle funzioni. Definire funzioni, definire metodi, no, sempre possibile, tanto non vengono eseguiti, le definisco, verranno poi chiamati dopo. Quindi vedremo che un codice JavaScript di solito è fatto da una serie di definizioni di funzioni, una dopo l'altra, che vengono richiamate dall'inizio del documento. Queste funzioni non le posso chiamare subito, no? Non posso far eseguire subito perché il resto della pagina non c'è ancora. Chiederò poi al browser, però, quando avrà finito di caricare la pagina, e quindi allo scatenarsi dell'evento asincrono del termine di caricamento della pagina, gli chiederò di richiamare una certa funzione o le funzioni che voglio io. Perché poi questo codice JavaScript non deve essere eseguito, nella maggior parte dei casi, non mi serve eseguirlo quando carico la pagina, nell'istante in cui la carico e basta. Mi serve eseguirlo soprattutto quando l'utente fa delle cose. Quindi io caricherò una serie di funzioni e dirò dentro l'HTML, guarda che questo è un bottone, quando l'utente clicca su questo bottone fai questa azione. Questa azione, cioè chiama questa funzione che farà delle cose. Quindi il codice JavaScript è una sorta di libreria di cose che si possono fare e queste cose verranno richiamate, queste funzioni verranno richiamate quando l'utente farà certe azioni sulla pagina. È per quello che lo includiamo sempre nella sezione add, ma vedremo che nella sezione add non c'è praticamente nulla di codice direttamente, immediatamente eseguibile, solamente definizioni di funzioni che verranno richiamate più tardi. Come verranno richiamate? Agganciandole a degli eventi che il DOM genererà. Quindi purtroppo dobbiamo abituarci a pensare in modo asincrono. Scrivo una cosa qui, ma questa cosa non la chiamo adesso. La registro come ascoltatore di un evento che verrà generato da quest'altro oggetto. Vabbè, saltiamo gli esempi banali le cose banali che si possono fare in JavaScript sono aprire delle finestre di alert, dei pop-up, oppure aggiungere del testo nell'HTML. Queste due cose noi non le faremo mai, servono per prendere i primissimi rudimenti. Perché noi l'unico modo che vogliamo usare per interagire con la pagina è passare attraverso il DOM. Vabbè, la sintassi del linguaggio, di nuovo, io ho guardato ieri, no? Queste slide che avevo e ho confrontate con quelle che ha usato Lioi nel suo corso l'anno scorso, sono praticamente uguali, nel senso che poi il linguaggio è un linguaggio simil C, le variabili sono definite con la parola chiave var. Gli chiedo una variabile, gli do un tipo. Rispetto al linguaggio Java, la differenza profondissima è che una variabile non ha un tipo. Cioè in Java x o è un intero o è una stringa, mentre in JavaScript x è una variabile. Il suo tipo può variare nel tempo a seconda di cosa gli metto dentro e a seconda del contesto in cui viene usato. Quindi è un linguaggio con tipi dinamici, a differenza del Java, che è un linguaggio con tipi statici. Tra l'altro il nome JavaScript è un nome del tutto ingannevole, perché c'è dentro la parolina Java, ma non c'entra assolutamente nulla con il linguaggio Java. Il linguaggio è stato chiamato JavaScript per motivi puramente di marketing. Il linguaggio Java è inventato dalla Netscape Corporation. Voi probabilmente non avete mai conosciuto il browser Netscape, che era il predecessore di Firefox, da un'azienda, no? Che
che è stato il primo browser ad ampia diffusione, la versione 2 di questo browser ha integrato al proprio interno un interprete del linguaggio che oggi chiamiamo JavaScript. Sono stati i primi ad inventarlo, poi dopo la cosa è stata standardizzata, la Microsoft l'ha copiata dentro Internet Explorer, eccetera. Dovevano dare un nome a questo linguaggio. Non aveva un nome, se lo sono inventati così, mettendo insieme delle istruzioni. Poi dopo il linguaggio è migliorato di molto, ma era uno sforzo tutto sommato limitato di poche persone. Però ha iniziato questa rivoluzione. Dovevano dargli un nome. Nel frattempo la Sun Microsystems stava proponendo, pompando, spendendo grossi soldi in marketing per il suo linguaggio Java. Il web non esisteva quasi ancora, quindi il Java pensava di venderlo nei sistemi embedded e cose di questo genere. E quindi questi di Netscape hanno detto, vabbè, allora chiamiamolo JavaScript, così la gente sta cominciando a entrare in testa il nome Java e la Sun Microsystems lo pubblicizza dicendo write once, run anywhere, no? Scrivi una volta solo il codice e poi eseguirlo ovunque. Noi lo chiamiamo JavaScript, così ci becchiamo il beneficio, no? All'ombra dell'operazione di marketing della Sun. Finisce lì, nel senso che poi dal punto di vista del linguaggio non c'è nessuna attinenza, vabbè, ci sono le parenti di Graph, ma quelle c'erano anche già in C, non è... sono linguaggi che sono entrambi dal punto di vista sintattico derivati dal C. Dal punto di vista semantico sono linguaggi completamente distinti. Quindi finisce lì la storia. In realtà il nome ufficiale del linguaggio non è JavaScript, ma è ECMAScript, ECMA script, dove ECMA è il nome dell'ente di standardizzazione, che è un ente svizzero, che ha preso le redini di questo linguaggio e ha detto, senti, facciamone uno standard così ci mettiamo d'accordo tutti. Tra l'altro, però, nel campo web tutti continuano a chiamarlo JavaScript. In un altro campo, l'Adobe lo chiama ActionScript. Se qualcuno di voi ha sviluppato delle applicazioni o conosce amici che hanno sviluppato l'applicazione in Flash, il linguaggio di programmazione di Flash è ActionScript, che altro non è che ECMAScript, che altro non è che JavaScript, che usa ovviamente set di librerie diverse, perché non usa il DOM, usa delle classi completamente diverse, che sono quelle del Flash. Però il linguaggio è lo stesso, a parte il nome. Ok, vabbè, qui non... sono esempi di sintassi, le richiamo solo velocemente, per dirci che non ci spaventano, non ci... preoccupano. L'unica attenzione da fare è che quando io dichiaro una variabile, va introdotta, vi dicevo, con la parola chiave var. Se io mi dimentico la parola chiave var per introdurre una nuova variabile, non è errore. La variabile viene autodichiarata la prima volta che la uso. Intanto non ha un tipo, non devo dire nulla, ha un nome, quando comincio a usare quel nome. Allora, questo ha due effetti negativi. Primo è che se sbaglio a scrivere il nome di una variabile, non è un errore, perché lui lo prende, anziché x1 lo scrivo x12, mi è scappato il dito, e x12 è una variabile diversa. Non è un errore di sintassi. In Java provate a scrivere il nome di una variabile che non è dichiarata e viene rosso tutto, no? Qua no, perché è lecito inventarsi il nome di una variabile, paf, la creo in quel momento. E quindi molti errori di sintassi il compilatore non li può beccare, perché sarebbero istruzioni lecite del linguaggio. Quindi dobbiamo fare più attenzione noi. Vabbè. Secondo problema, che quando una variabile viene dichiarata senza usare la parola chiave var, automaticamente diventa una variabile globale. Variabile globale sono cose che in Java non esistono, per fortuna. La variabile globale è una variabile che è visibile da tutte le funzioni del contesto di esecuzione attuale. Il contesto di esecuzione attuale è la pagina, normalmente. Quindi vuol dire che se io ho uno script che mi mette a posto, fa l'animazione del form di login, chiamo una variabile x, ma mi dimentico di dichiararla con var, e la uso e basta, e da una parte è completamente scorrelata, dentro un'altra funzione, dell'animazione che mi fa il menu a comparsa, il pop-up del menu a tendina, chiamo un'altra variabile x e anche lì mi dimentico di dichiararla con var, in realtà queste due diventano la stessa variabile. Perché non sono variabili locali della prima funzione del login e della seconda funzione del menu.
che succede normalmente se la dichiaro correttamente col var, diventano variabili locali della funzione. Diventano variabili globali e quindi condivise tra tutta la pagina. Immaginatevi che non potrà sicuramente funzionare bene e le ore che si passeranno a scoprire il motivo del malfunzionamento. Ma perché sta variabile qua, sto debuggando il codice login, sembra che funzioni, poi sposto un attimo il mouse, ritorno lì e non funziona più niente, perché nel frattempo la stessa variabile è stata sporcata con un valore che non c'entrava nulla. Quindi anche qui facciamo attenzione. Purtroppo l'unica cosa che posso dire sul JavaScript è dobbiamo fare più attenzione. Il linguaggio non ci aiuta. Le versioni, è pur vero che le versioni più recenti del linguaggio, e su questo l'ActionScript di Flash insegna, hanno aggiunto dei controlli ulteriori, hanno aggiunto dei tipi di dato, eccetera, e quindi è possibile programmare meglio, in modo più protetto da compilatore, anche in ECMAScript. Peccato che l'implementazione dentro il browser queste cose non le... non che non le supportino, le supportano anche, ma non le obbligano, perché non vogliono rompere la compatibilità con gli script che erano stati scritti 10 anni fa. E quindi purtroppo non possiamo dire all'interprete JavaScript adesso tu sii fiscale non, e obbligami a usare il var, e obbligami a mettere punto e virgola, perché è opzionale mettere punto e virgola a fine istruzione. Andare a capo, quasi sempre, è la stessa cosa che mettere punto e virgola. Vabbè, sono un po' di seccature, no? Sinceramente, di un linguaggio che è più semplice, più snello, però sembra un po' completo a metà, ma perché così è. Le versioni più recenti sono invece fatte meglio, ma non sono la normale modalità di esecuzione nei browser. Vabbè, poi ci sono le operazioni aritmetiche, su questi diciamo sono gli stessi che ci sono in qualsiasi linguaggio di programmazione. La concatenazione di stringhe si fa col più come in Java, quindi non è un problema. And, or e not. E poi, ecco, non ci sono i tipi di dato, per cui il significato, ad esempio, dell'operatore più viene deciso dinamicamente, neanche a tempo di compilazione, a tempo di esecuzione, andando a vedere che cosa contengono le variabili. Quindi questo 3 più 2 è un più aritmetico e fa 5, questo 3 più 2 è una somma di stringhe e fa 32. Fa 3,2, fa la stringa 3,2. Che può essere usata come stringa o può essere usata come numero in un contesto numerico, perché ci sono conversioni automatiche nascoste tra stringa e numero, tra numero e stringa, ogni volta che ne sia necessario. Quindi in certo senso JavaScript cerca di, adesso spiegare le regole esatte ci porterebbe via tempo, ma diciamo così intuitivamente, cerca di fare le conversioni per portare una certa, il valore corrente di una certa variabile nel tipo di dato adatto al contesto in cui viene utilizzato. Vabbè, poi le istruzioni sull'if, l'elsif hanno la stessa identica sintassi del Java, lo switch anche, quindi nulla di, sia il ciclo for anche, il while, do while, quindi, ma di fatto questi sono i costrutti procedurali che sono stati copiati dal linguaggio C, quindi non c'è nessuna sorpresa dal punto di vista della sintassi. E dopodiché il JavaScript è un linguaggio misto. Misto nel senso che ha una componente procedurale e una componente a oggetti. Mescolate insieme. Il modello oggetti è un po' diverso da quello di Java, ma non così tanto da crearci dei problemi. La componente procedurale significa che c'è codice eseguibile e il codice può richiamare altre parti di codice. Allora, nel modello procedurale, se voi... Ah no, guardate, fatto il C al primo anno, non si parlava di oggetti, si parlava di funzioni. No? Tu hai la funzione main che volendo può richiamare altre funzioni, funzioni di libreria o funzioni definite da noi. Quello è il modello di modularità in un linguaggio procedurale, definire delle funzioni. Mentre invece in un linguaggio oggetti tu definisci una classe, dentro questa classe definisci dei metodi, che poi in realtà sono delle funzioni che lavorano sui membri di quella classe lì. Però... è un modo di lavorare diverso. Qui abbiamo entrambe le cose. Molto del codice che scriviamo noi sarà di tipo abbastanza procedurale, ma in realtà poi faremo uso di oggetti che sono già fatti, sono già stati creati nelle librerie, difficilmente creiamo nuove classi noi. La funzione si dichiara definendo con la parola chiave function,
se vi ricordate qualcosa del C, in questo punto qui si scriveva il tipo del valore di ritorno, void oppure int, no? Della funzione. Poi c'è il nome della funzione, qui il tipo del valore, il tipo di dato non esiste, non è un concetto che non c'è in JavaScript, e quindi si mette semplicemente function. Nome della funzione, nomi dei parametri, non c'è il tipo. Qui anche qua in Java, non, sia Java che in C, qua dovremmo mettere int var 1, string var 2, eccetera. Qua non c'è il tipo di nuovo, c'è solamente il nome dei parametri, perché il tipo può essere qualsiasi, la posso chiamare con qualunque tipo di dati. Ovviamente, non essendoci i tipi bloccati, non esiste il concetto di signature del metodo o della funzione, e quindi non è possibile fare l'overloading di diverse funzioni con lo stesso nome ma con parametri diversi. Ma questo è abbastanza normale nel mondo procedurale. Aperta graffa, chiusa graffa, codice eseguibile. Quindi è molto semplice dichiarare una funzione nuova. Con o senza parametri. Dentro la funzione posso scrivere un return, oppure no, decido io. Di nuovo, non essendo dichiarato il tipo di dati d'uscita, non è come in Java che se scrivo int, il compilatore finché non faccio un return di una variabile di tipo intera mi segna errore e non mi compila la funzione. E se scrivo void devo mettere il return da qualche parte ma senza valore, cioè il controllo viene fatto. Qua il controllo non viene fatto perché la funzione non sto dichiarando se deve ritornare un valore oppure no. E quindi il return è opzionale, ma vabbè, purtroppo tutte queste libertà del compilatore le dobbiamo conoscere, ma soprattutto per farci attenzione. Poi ovviamente noi quando pensiamo a una funzione sappiamo che cosa quella funzione ritornerà, perché ha un certo scopo, ma lo sappiamo solo noi, il compilatore non lo sa. E la chiamata della funzione, vabbè, è normalissima, dentro frammenti di codice chiamo semplicemente la funzione e tra parentesi gli passo i parametri, nulla di speciale. Funzione che ho definito altrove. Vi dicevo, misto procedurale e oggetti. Oggetti, ci sono degli oggetti, principalmente quelli predefiniti ci serviranno, no? Che hanno dei valori, delle proprietà e dei metodi, come sempre. Le proprietà alcune volte sono read-only, alcune volte sono read-write, no? Dipende. A differenza di Java, in cui le proprietà, cioè le variabili di istanza dentro le classi, vengono rese praticamente sempre private, e quindi noi abbiamo una variabile int x e poi dobbiamo farci i metodi getX e setX per poterla leggere e scrivere, perché ci hanno inculcato che la variabile devo dichiararla private e non public. Perché le altre classi non devono accedere al contenuto, perché se domani volessi cambiare l'implementazione, i getter e setter rimangono, li adatto, ma la codifica dei dati rimane nascosta. Principio dell'incapsulamento. In JavaScript non è così normalmente. Le proprietà degli oggetti sono quasi sempre pubbliche. E quindi i metodi getter e setter di fatto non li usiamo, ma andiamo a paccioccare e manipolare direttamente i campi degli oggetti. Poi ci sono le cose ancora più strane, del tipo che le proprietà degli oggetti possono essere ridefinite ed aggiunte anche a runtime. C'è un oggetto che ha tre proprietà, x, y, z, a runtime posso chiamare oggetto.w, che è una proprietà che prima non esisteva, e assegnargli un valore. E quindi gli appiccico a runtime una proprietà che prima non aveva. Tutto molto dinamico, per la gente che è cresciuta pensando in Java è abbastanza nauseabondo come pensiero, quello di andare ad aggiungere delle proprietà a un oggetto e poterle manipolare da parte di. Potete aggiungere una proprietà all'oggetto document, all'oggetto window. Vabbè, a volte serve per schiaffare dei dati dove ci servono, senza ridefinire una sottoclasse, aggiungo una proprietà su un'istanza, tra l'altro, non su tutti gli oggetti di quella classe lì. Gli oggetti di libreria principali, vabbè, la sintassi, si crea l'oggetto col new e si chiamano i metodi con la sintassi punto, quindi fin qua nessuna sorpresa. Gli oggetti stringa, vabbè, sono le costanti, si scrivono le virgolette, ecco, la prima di
differenza sintattica è che, ad esempio, per conoscere la lunghezza di una stringa, length, punto length, in JavaScript è una proprietà, non è un metodo. Quindi per sapere la lunghezza della stringa scriverò s.length senza aperta e chiusa tonda. Mentre in Java avrò s.size aperta e chiusa tonda. Perché è un metodo che va a chiedere all'oggetto dimmi quanto sei lungo. Mentre in JavaScript invece è una proprietà, in questo caso è una proprietà in sola lettura, non posso andare a cambiare la lunghezza di una stringa, quella che è. E quindi non ci sono, non c'è l'aperta e chiusa tonda per chiamare il metodo. Sì, txt.length non aperta e chiusa tonda, non è un metodo ma è una proprietà. Quindi accedo direttamente a quella proprietà, in questo caso per questa proprietà specifica posso accedere solamente in lettura. Poi beh, qui ho raccolto quelli che sono i metodi principali che lavorano sugli oggetti predefiniti, quindi per una stringa posso prendere un carattere, concatenare due stringhe, fare una ricerca di sottostringhe, rimpiazzare delle stringhe, ricercare, eccetera, eccetera. Qui ci sono un po', poi potete andarlo anche a cercare sui 1000 siti in cui viene spiegato JavaScript o le librerie standard, cioè ci sono i metodi predefiniti, principali. In realtà nelle stringhe, e questo, qui stiamo tornando indietro di 16 anni, 17, a quando il linguaggio è stato per la prima volta inserito, si è pensato di inserire nella libreria standard JavaScript anche dei metodi che potessero aiutare l'utente a creare HTML. E quindi se ho una stringa, ad esempio hello world, posso avere un metodo txt.bold che lavora a livello di stringa e ci mette davanti e dietro b/b, per evitare che l'utente dovesse fare, che il programmatore dovesse fare virgolette, b, chiuse virgolette, più, txt, più, /b, eccetera. Sono stati definiti dei metodi che, diciamo così, wrappano, no? Circondano la stringa data con dei tag HTML. Questi metodi non li usiamo praticamente mai, oggi, no? Magari 15 anni fa sì, si usavano, oggi non si usano quasi mai perché per cambiare tutte quelle cose lì andremo ad agire sulle proprietà CSS dell'oggetto e non a metterci il B intorno. Prendiamo l'oggetto e andiamo nel DOM a dire ok, lo style di quell'oggetto qual è? Allora metti punto style, punto, adesso non ricordo qual è la proprietà per il bold, e lo vado a modificare direttamente nel DOM e non passando dalle stringhe, quindi si è fatto un passo avanti. Quando furono inventati questi metodi non esisteva ancora un DOM standard e quindi non si poteva pensare in modo diverso che non lavorando in stringhe. Poi ci sono gli oggetti data che a volte si possono usare, qui tutta come una serie di metodi per prendere le varie componenti delle date o per cambiare, per impostare un certo valore, e poi il metodo più utile, ad esempio un parse che legge una data, legge una stringa che magari l'utente ha scritto e cerca di interpretare la data corretta a partire da questa. Esiste un altro tipo di, l'altro oggetto predefinito principale, quindi oltre stringa e data ci sono gli array che servono per contenere degli elementi. Un oggetto array in cui non definisco la dimensione massima e lui se la aggiunge via via, oppure posso definire se voglio una dimensione massima e le uso, vabbè, con le parentesi graffe, niente di, con le parentesi quadre, nulla di. Anche gli array hanno una proprietà length che dice quanti elementi sono contenuti, in una proprietà, non un metodo, quanti elementi sono contenuti all'interno dell'array. Sugli array ci sono queste funzionalità, concatena, estrai un sottoarray o rimetti in ordine, in questo caso alfabetico o numerico, a seconda del tipo. E poi ci sono dei metodi per convertire da array a stringa e da stringa a array. Questi sono utilissimi. Se è una stringa che mi arriva dall'utente con dei campi separati da virgola, il metodo split, ma c'è anche in Java, prende quella stringa, identifica le virgole e mi costruisce un array in cui uno per uno ci sono i vari campi. L'operazione invece è inversa, fa una join, invece unisce gli elementi di un array in un'unica stringa. Quando ci dovremo passare i dati avanti e indietro tra il codice JavaScript e il server, avremo magari più dati, facciamo una join, mettiamo una stringa unica, la mandiamo al server, il server farà la split,
fa estrae i singoli dati, li elabora e per il risultato farà l'operazione inversa. Quindi operazione di basso livello, ma comode tutto sommato. Vabbè, poi c'è un oggetto mat che ha solo delle costanti matematiche e delle funzioni matematiche che nella maggior parte dei siti web non si usano. Allora, fin qua la parte, se vogliamo, classica del linguaggio che avevate già anche visto. La parte invece nuova è quella che è relativa, nuova, su cui dobbiamo spendere più tempo, e cominciamo adesso, è quella relativa agli eventi. Il browser e il JavaScript, la libreria standard JavaScript, offrono un modello ad eventi per ciò che riguarda tutto ciò che succede nella pagina web. Quindi ogni volta che l'utente fa qualcosa, fa un click, scrive un tasto, sposta il mouse, anche solo spostare il mouse, anche senza cliccare, il browser lo sa. Lo sa perché viene informato dal sistema operativo, essenzialmente. E il mio codice JavaScript può chiedere di essere informato quando ciò succede. Io posso chiedere al browser, senti, quando l'utente fa un click in una qualunque zona di quest'area, dimmelo, informami. E quindi parlo di fatto con l'oggetto DOM che è responsabile di quell'area e dico, caro oggetto DOM, io voglio ascoltare le notifiche degli eventi da te generati. Quindi gli eventi ci sono, avvengono ogni volta che un utente fa qualcosa, ogni volta che succede qualcosa nel browser, tipo ha finito di caricare la pagina, ha finito di caricare un'immagine, perché magari ci mette più tempo, quindi il browser mi dice, ok, l'immagine, ho finito di caricarla, era lenta, ma la maggior parte delle azioni sono azioni dell'utente. Quindi ogni volta che succede qualcosa, dentro il browser viaggiano questi eventi. Io posso in JavaScript associare una qualunque funzione JavaScript che mi sono scritto io, come gestore, event handler, no? Gestore di eventi, per l'evento che voglio io sugli elementi della pagina che desidero. Magari io non voglio essere informato quando l'utente clicca ovunque sulla pagina, ma solamente quando clicca in questa area. Allora non andrò a catturare l'evento di click a livello di pagina, a livello di body del documento, andrò a catturare l'evento click solamente quando viene generato dal div che contiene l'area che mi interessa. Quindi un gestore d'evento è fatto di tre componenti. Un elemento di pagina che genera l'evento, un tipo di evento che viene generato e la funzione che viene chiamata in risposta a questo evento. Quindi io registro l'evento del click su questo div e registro questa funzione come gestore. E come si fa a registrare un evento in HTML? In un modo semplicissimo. Nell'HTML ci sono due modi, questo è quello semplice, quello più difficile è quello che faremo di più però, come sempre. E basta aggiungere degli attributi a un qualunque elemento HTML, in questo caso l'ho messo in un elemento di input, potrebbe essere un paragrafo, potrebbe essere un div, potrebbe essere un'immagine, qualsiasi tag HTML, oltre agli attributi suoi propri, può avere gli attributi aggiuntivi che sono del tipo on qualche cosa, on click, on mouse over, on key press. Una serie di eventi predefiniti, poi a seconda del tipo di elemento supporta alcuni eventi, non altri. Questo lo scrivo nell'HTML e sto dicendo al browser, guarda caro browser, tutte le volte che l'elemento di input, questo elemento di input, genera un evento on click, ossia l'utente ha cliccato su quell'elemento, che era tra le altre cose un bottone, allora questo evento, voglio che sia gestito da questa funzione. La funzione in questo caso semplicemente apre un pop-up scrivendo ciao, ma perché in una slide tanto di più non mi stava. Quindi registro un gestore d'evento, vedete che ci sono tre elementi. L'elemento HTML su cui voglio registrare l'evento, il tipo di evento, click, e la funzione che lo gestisce. Questo stesso on click uguale saluta l'avrei potuto mettere a livello di body,
In quel caso la funzione sarebbe stata richiamata quando l'utente avesse cliccato in qualunque parte della pagina. Quando clicco su un evento di input, in realtà sto generando un evento click sull'input, sul form e sul body, su tutti gli elementi che lo contengono. È un po' come il CSS, no? Dove è un elemento che eredita i CSS di tutti gli elementi che lo contengono. Qui la stessa cosa, eredita gli eventi di tutti gli elementi che lo contengono. E quali sono questi eventi? Aspettate che ho una, ecco qua, la tabellina che volevo farvi vedere. Gli eventi che possiamo decidere di intercettare, che ci vengono generati gratis dal browser, e lui li genera sempre, qualunque cosa facciamo, poi sta a noi decidere se intercettarli oppure no. Allora, sull'elemento body, la prima colonna dice su quale elemento possono essere appiccicati, e sulla colonna destra dice qual è l'evento, il tipo di evento. Sull'elemento body ci sono solamente due eventi che possono essere, scusate, ci sono due eventi che possono essere attaccati solamente al body, e sono l'evento onload e l'evento onunload. Onload è un evento che viene generato quando il browser ha finito di caricare la pagina. Quindi ricordate quando prima dicevo, ma noi gli script li carichiamo dal LED, ma quando carichiamo lo script non c'è ancora nulla da fare. Però lì dentro possiamo definire una funzione. Funzione inizializza. Function inizializza aperta e chiusa tonda. E quando scriviamo l'HTML scriviamo body, onload uguale inizializza. Allora, abbiamo definito la funzione inizializza da qualche parte in un file JavaScript. Nella mia pagina web il body, quindi quando la funzione viene letta il body non c'è ancora. Poi nel tag body scrivo onload uguale inizializza, lui, poi il resto della pagina viene letto, il browser lo analizza, lo costruisce e poi finalmente finisce il browser di leggere l'HTML e quindi tutti gli oggetti del DOM sono pronti. A quel punto il browser scatena l'evento load. Dice, oh, ho finito di caricarlo. E allora io ho associato all'evento load che verrà richiamato dopo, quindi la funzione JavaScript è scritta sopra, ma l'evento viene chiamato tra un po', quando il browser avrà finito di caricarsi l'HTML, e allora la mia funzione inizializza viene richiamata e farà ciò che deve fare, tra cui ad esempio magari registrare altri gestori dell'evento o modificare il contenuto, può fare ciò che vuole in quel momento. OnUnload anche viene richiamato quando il body sta per essere distrutto. Avete presente quei siti in cui cercate di chiudere la finestra e vi salta fuori una finestrella di avviso, dice attenzione, stai per chiudere questa finestra, sei sicuro? E voi avete cliccato sulla finestra del browser, non dentro la pagina. La finestra del browser non è dominio del JavaScript, non può fare ciò che vuole con il vostro browser. Però il browser dice ok, allora l'utente vuole scaricare questa pagina per passare ad altra, magari, e genera l'evento onload. Se qualcuno ha registrato l'evento onload, può intervenire in quel momento, quel codice JavaScript. Poi ci sono altri eventi che invece possono essere inseriti solo sugli elementi del form, quindi o sul tag form stesso, oppure sugli input, select, basta, e text area. Quindi su input tutti, quindi sia il bottone che la checkbox, che il radio button, che i campi di testo. E sono on submit, che è relativo all'intero form. Quell'evento on submit viene generato nel momento in cui l'utente invia il form, o battendo il tasto di invio, come succede spesso, oppure cliccando sul bottone invia, sul bottone submit. Allora, questo è l'evento in cui normalmente agganciamo una funzione che va a controllare se i dati sono completi e corretti. Quando l'utente clicca invio, prima di inviarlo, prima che venga mandato al browser, dico fermo un attimo. Prima di mandare i dati al server che potrebbero essere sbagliati o potrebbero essere incompleti, facciamo un controllo locale, la validazione del form. Poi, se tutto è a posto, almeno una prima occhiata, perché io non sono il server, non ho il database degli utenti, non ho tutte le informazioni che mi servono, ma controllo sintattico lo posso fare. Se tutto è a posto, mandiamo i dati al server, a questo punto ci penserà lui. Se c'è qualcosa che non va, lo blocchiamo, evitiamo di far ricaricare la pagina, eccetera, e diamogli subito un messaggio all'utente. E poi ci sono, quindi questo è quello chiave.
Poi c'è l'onChange, che invece viene richiamato quando un elemento di un form viene modificato. Cioè l'utente ha finito di scrivere qualcosa nella casella di testo, modifica la voce di una tendina, mette o toglie la spunta a una casella di spunta, eccetera. Quindi ogni modifica, quell'elemento di input, se lui è stato modificato, lancia un evento onChange, che qua io posso ricatturare. Allora, se ho modificato la tendina della provincia, vado a cambiare i contenuti della tendina della città. OnBlur e OnFocus sono l'elemento prende il focus o perde il focus, cioè il cursore entra dentro l'elemento oppure si esce. E poi ci sono eventi invece, quindi questi funzionano solamente sugli elementi dei form, e invece questi altri eventi funzionano su qualunque tag HTML. Body, P, span, image, A o quello che volete. E sono relativi alle azioni che l'utente compie con la tastiera o con il mouse su quell'elemento corrispondente e ovviamente sul contenuto di annidato di quell'elemento. Ad esempio on key down, ogni volta che premiamo un tasto, e questo normalmente lo facciamo negli elementi del form, ma potrebbe essere ovunque, quando il mouse è in un certo punto, quando premiamo un tasto vengono generati tre eventi. Key down, quando lo premo, poi quando lo lascio andare viene generato key up e key pressed. No? Key pressed è relativo all'evento di ho finito di premere un tasto, invece il down e l'up sono separati, se ci servono nei giochini separarli. Oppure, vabbè, click, doppio click, mouse down, ho abbassato il bottone ma non l'ho ancora lasciato andare, mouse move, si è spostato il mouse, mouse over, il mouse è passato sopra, in questo momento è entrato in una certa area, il mouse out è uscito da quell'area. Quindi per fare effetti, quando il mouse entra in una certa zona la evidenzio, quando esce la disevidenzio, la modifico o altro. Quindi mouse over, mouse out, cioè il mouse che entra e esce da una certa area. Mouse move si sposta comunque all'interno dell'area, perché se si sposta in un'area diversa, no, quell'area lì non mi genera gli eventi. Down e up sono l'abbassamento e il rilascio del tastino del mouse all'interno di quell'area. Dopo un down e un up segue un click. L'utente fa così, fa click col mouse, prima mouse down, poi mouse up e subito dopo un click. Poi dipende da cosa dobbiamo fare, in realtà poi questi eventi si complicano quando ce ne sono di custom, non standard, ad esempio per le interfacce touch, per cui ci sono dei drag, ci sono degli elementi con le dita e non col mouse, ma per ora questi sono quelli chiave. Quindi questo è il vocabolario di eventi su cui dalla prossima volta cominceremo a costruire dei comportamenti utili, no? Interattivi all'interno delle pagine web. Ora ci fermiamo qua e riprendiamo martedì.